in collaborazione con... La Liguria sta producendo effettivamente degli ottimi risultati e questo sta avvenendo da Ospedaletti sino a Sarzana, quindi tutto l'arco della Liguria oggi è coperto, direi ottimamente coperto, soprattutto nel settore giovanile. Per quanto attiene i risultati a livello internazionale, abbiamo avuto quest'anno i campionati europei che sono stati in Italia, in Sardegna, dove tra l'altro tre atleti liguri nell'arco istintivo si sono piazzati nei primi tre posti, hanno occupato tutto il podio. Due degli Acerri Villa Serra, Fabio Pitaluga che ha vinto l'oro, Enzo Lazzaroni argento e Dondi degli Acerri Tiguglio che ha vinto il bronzo. Devo ricordare che Dondi l'anno scorso era stato anche campione del mondo di questa specialità. Quindi ottimi risultati, abbiamo avuto anche una giovane, Cinziano Ziglia, sempre di Lavagna, che è entrata in nazionale e ha disputato anche lei con un settimo, ottavo posto i campionati europei. Quindi a livello internazionale molto bene. A livello giovanile, dicevo, abbiamo effettivamente dei ragazzi in gamba. Abbiamo la Sara Violi che è entrata nei gruppi nazionali, nel senso del gruppo olimpico, e difatti adesso praticamente vive a Cantalupa nel centro federale. Abbiamo un giovane Rivaroli di Ospedaletti, che è un allievo, un ragazzo di 13 anni, che sta facendo molto bene. Abbiamo la Chiara Rebagliati di Savona, che anche lei sta emergendo a livello allieva, anche lei 14 anni nei gruppi giovanili. E soprattutto abbiamo a Genova Fabio Fancello dell'Aga, che si è piazzato sesto ai campionati allievi nazionali, che passa junior quest'anno, già ben qualificato per gli italiani indoor e junior. Quindi direi complessivamente un discorso estremamente positivo. Oggi i tesserati in Liguria hanno superato i 700 individui, grandissima parte tra l'altro sono atleti agonisti, perché poi nei numeri è difficile stabilire chi è l'associato alla federazione, semplicemente tesserato ma non praticante, e i praticanti. Da noi è un ottimo numero quello dei praticanti. Le società sono 15 direi, e sparse su tutto l'arco della regione. E nel panorama nazionale poi alla fine è una federazione, la nostra, che fa 20.000 iscritti con 550 società. Nel panorama nazionale la Liguria si piazza intorno al settimo posto delle 21 regioni, considerato che c'è Bolzano e Trento, quindi. Per cui se consideriamo il rapporto tra gli abitanti della Liguria, che sono 1.700.000, e il numero dei praticanti, siamo a questo punto anche superiore alla Lombardia, che è un buon quarto, un terzo quarto di tutti gli iscritti italiani. Quindi anche sotto questo profilo bene, ecco. Una disciplina, il tiro con l'arco, che da sempre regala ai colori azzurri risultati importanti nelle competizioni che contano. Due anni a Londra, possiamo iniziare a fare qualche ragionamento e soprattutto può esserci un sogno Londra 2012, un sogno a cinque cerchi per qualche ragazzo dei nostri? I sogni sono obbligatori, perché senza sogni non si vive, però c'è qualcosa di più. Intanto devo dire che quest'anno la qualifica importante alle Olimpiadi è ai mondiali che si svolgeranno a Torino, grandissima manifestazione nell'ambito del 150enario dell'Italia, e lì avremo tutto il mondo, parliamo di 100 nazioni che disputeranno con pochi qualificati, perché saranno i componenti delle prime 8 squadre e una trentina di individuali, per cui lì ci giochiamo intanto la qualifica. La manifestazione sarà una manifestazione oceanica, nel senso che ci saranno le finali, saranno in Piazza Castello, per dare un'idea, con un budget straordinario, quindi ci giochiamo in casa con atleti estremamente collaudati, che sono i vari Gagliazzo, Di Buò, Nespoli, Frangilli, ma anche alcuni giovani che stanno emergendo. Quindi, ripeto, sogni e speranze, ma qualcosa anche di più concreto. Ecco. Villa Serra è una società che da quando è nata è votata una specialità specifica, che è il 3D, e il discorso è nato proprio dal campionato del mondo del 2005, 3D. E quindi copre un settore particolare. Nonostante questo, noi abbiamo un validissimo
istruttore, che è il professor Dominici, Francesco Dominici, che tra l'altro è un valido anche istruttore del CUS per il settore giovanile del rugby, e grazie a questo siamo riusciti ad avere dagli amici del CUS la disponibilità di alcune ore qua nel Palacus per fare i corsi per i ragazzi. Quindi anche lì abbiamo un certo numero di ragazzi che provengono dalle scuole, che stanno provando il tiro con l'arco, ma d'altro canto questo sta avvenendo anche all'AGA e c'è un grande movimento. Noi come federazione stiamo adesso chiudendo l'accordo col Ministero della Pubblica Istruzione e con il CONI per i giochi studenteschi, che non erano sino ad oggi una manifestazione FITARCO nazionale e lo diventeranno. Abbiamo chiuso un importante accordo con il Vaticano, con la Santa Sede, per aprire le parrocchie e gli istituti e gli istituti religiosi al tiro con l'arco, e quindi anche a livello federale stiamo facendo molto per promuovere il nostro sport. Tiro con l'arco, sport per tutti. A che età è possibile iniziare e qual è lo sviluppo normale di un giovane che si avvicina a questa bella disciplina? Ma è possibile iniziare intorno agli 8-9 anni, con grande attenzione, perché lo sport è uno sport che dà uno sviluppo bilaterale se è seguito da istruttori capaci di insegnare senza caricare con archi di pesi importanti i ragazzi. E poi da quell'età lì praticamente non ci sono limiti, sinché uno ha la forza di tirare un arco può tirare sino a, credo, 80 anni ed oltre. Devo dire che io ho avuto questo incidente che mi impedisce ora, per una frattura alla spalla, di tirare, ma sino a 6 mesi. Io ho iniziato questo sport alle scuole superiori. Io arrivo da un liceo dalla provincia di Savona e la mia professoressa giocava in un club savonese e quindi mi ha iniziato lei a questo sport. Mi sono subito appassionato, ho partecipato già dal primo anno a un torneo internazionale a Savona, che ovviamente è andato malissimo, però comunque vedevo che c'era tanta gente, soprattutto anche dagli altri paesi, che si divertiva. Era comunque un bello sport, uno sport completo, comunque ti fa fare molto movimento, e soprattutto è uno sport che non esistono gli avversari, cioè una volta finita la partita si è tutti amici, e questa è una cosa che mi è subito piaciuta. Per giocare e per divertirsi servono semplicemente due racchette e i volani. E i volani, per chi non lo sapesse, sono praticamente delle quelle palline con le piume dietro. Tutti ne abbiamo un'immagine dal cartone di Robin Hood, quando c'è Lady Cock e Lady Marion che giocano assieme. A livello agonistico lo sport non è proprio così, è molto più veloce e molto, molto più fisico. Però diciamo, già per i bambini, per iniziare, due racchette, due volani e una rete sono più che sufficienti. Il campionato sì, è iniziato da poco, abbiamo già fatto due incontri. Gli incontri purtroppo non sono andati benissimo, però c'è da dire che noi come Genova puntiamo solo ed esclusivamente su atleti del nostro club, mentre le altre società con cui ci siamo scontrate e puntano a salire in Serie A e quindi hanno chiamato anche atleti da altre società, quindi atleti molto forti. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, quindi rimanere in Serie B. C'è da dire comunque, per noi è il primo anno che facciamo il campionato a squadre, e quindi già aver iniziato questo percorso già dalla Serie B comunque è faticoso, però comunque ci dà delle soddisfazioni, diciamo. Ci sono stati degli eventi importanti di badminton in Liguria, ricordiamo i campionati italiani Under 17, vari appuntamenti nazionali. Per il 2011 quali saranno gli appuntamenti più importanti? Per il 2011 purtroppo la federazione dà di volta in volta le manifestazioni, quindi per il 2011 non si sa ancora. Abbiamo richiesto una Serie C per il primo semestre e per il secondo, non si sa ancora se queste comunque ci verranno date o no, quindi bisogna aspettare le risposte dalla federazione. La Riviera del Podista, un modo per correre, per rilanciare le zone del Ponente attraverso lo sport. È un'occasione per valorizzare un intero litorale che è stato riqualificato in questi anni attraverso la realizzazione di alcune opere molto importanti, strategiche oserei dire.
in particolare la passeggiata di Voltri, intitolata l'anno scorso al mio predecessore Roberto Bruzzone, e attraverso questa, con un percorso di 1,5 km, un nuovo marciapiede organizzato e realizzato per consentire sia ai pedoni ma anche e soprattutto agli sportivi, che molto numerosi si recano in quella zona per poter esercitare lo sport all'aria aperta, e contestualmente ricongiungere fisicamente il ponente cittadino con i comuni della Riviera. Quindi ci sarà la possibilità da Voltri di arrivare fino a Vesima, fino ad Arenzano. Arenzano e Cogoleto sono già collegate attraverso l'ex linea ferroviaria. Cogoleto e Varazze sono collegati, Varazze Concelle. Si può sicuramente stabilire che quella è una delle passeggiate più lunghe d'Italia, sicuramente una delle più affascinanti, perché è direttamente sul mare, con degli scorci veramente straordinari che consentono alle persone di poter godere un rapporto diretto con la natura. A breve ci saranno delle iniziative che, grazie alla WISP, ha dato vita a un'ulteriore opportunità per tutti questi appassionati, ma per tanti cittadini che semplicemente vogliono godersi una giornata, un pomeriggio di svago. Quindi a febbraio c'è questa grande iniziativa alla quale parteciperà Gelindo Bordin, vincitore della maratona nelle Olimpiadi di Seul del 1988. Per noi è un grande orgoglio e ci incita e ci sostiene nel portare avanti iniziative di questo genere, che tendono a valorizzare il nostro territorio insieme ai comuni che ci sono confinanti. Quest'anno ha visto il territorio del municipio Ponente coinvolto in moltissime iniziative, in particolare molte riguardano la valorizzazione del nostro tessuto sportivo e associativo, che è uno dei tessuti più vivi di tutta l'intera città. Vale la pena di ricordare che ci sono 395 associazioni, tutte attive, che ognuna per la propria specificità danno un contributo formidabile a far sviluppare questo concetto di appartenenza a una comunità viva, che pur nelle difficoltà del momento contingente, dove i soldi sono sempre meno per tutti, ognuno di noi cerca di rimboccarsi le maniche, sia le istituzioni, ma soprattutto abbiamo delle grandi risposte dal mondo del volontariato, dal mondo dell'associazionismo, che intendiamo continuare a sostenere, a promuovere e a incoraggiare, perché attraverso questa possibilità di rapporto sinergico tra di noi si possono offrire ai cittadini quelle opportunità che altrimenti non potremmo da soli riuscire a finanziare. Tanto è stato fatto, adesso uno sguardo al futuro, cosa ci riserva il 2011? Il 2011 ci riserva grandi prospettive, che hanno dovuto subire una battuta di arresto e di rallentamento e di ridimensionamento anche a seguito del taglio drastico, oserei dire quasi drammatico, dei finanziamenti da parte dello Stato centrale. Però vogliamo guardare comunque con occhio di ottimismo verso il futuro, anche perché nel nostro cuore ci sta un'ulteriore implementazione di questo percorso meraviglioso di cui stiamo parlando oggi, che consentirà nei prossimi anni, dovrà consentire nei prossimi anni, la ricomposizione fisica, per esempio, del litorale di Pegli attraverso la realizzazione del nuovo porticciolo turistico con la fascia di rispetto di Pra. E lì, attraverso il progetto previsto dall'ufficio Urban Lab del Comune di Genova, e attraverso un percorso che deve vedere protagonisti anche Villa del Barone Podestà e Villa Sauli, che la provincia ha acquistato e sta a tutt'oggi ristrutturando e riqualificando, ricomporre anche lì un percorso che possa consentire, attraverso la fascia di rispetto, di raggiungere Voltri, e da Voltri, attraverso il percorso che abbiamo visto quest'oggi, consentire alle persone di poter sviluppare il proprio orizzonte verso il comune di Arenzano, e attraverso questa passeggiata veramente che diventerà una, anzi sicuramente la più lunga e la più bella d'Italia. C'è solo un sito che ti offre tutta la storia di Genoa e Samp partita per partita, e il presente rosso-blu cerchiato, con news aggiornate in tempo reale, fotogallery, video, interviste e un impareggiabile speciale derby. GenoaSamp.com è il primo storico sito dedicato alle squadre genovesi di calcio, più di 400.000 pagine visitate al mese e un ricco database che giorno dopo giorno si arricchisce di tutti i profili dei calciatori che hanno vestito le maglie di Genoa e Sampdoria. www.genoasamp.com. Ecco l'indirizzo per conoscere tutte le ultime news sulla tua squadra del cuore e per scoprire tutte le curiosità sui tuoi campioni. www.genoasamp.com. Il derby va in rete. Cogoleto, per quanto riguarda lo sport, è sempre stato un comune all'avanguardia. Nel 2010 abbiamo avuto delle grosse manifestazioni sportive a Cogoleto. Ricordo ad esempio che la primavera del Genoa
giocava sul campo sportivo di Cogoleto e anche faceva alcuni allenamenti. Ligo Genova, campionato di pallavolo di Serie B, è venuto a Cogoleto sia allenarsi che a giocare campionato. Ora purtroppo queste due realtà non verranno più a Cogoleto. Ligo, perché essendo passato di categoria, ha bisogno di un palazzetto dello sport che contenga almeno 600 posti per il pubblico, e a Cogoleto purtroppo questo non c'è. E per quanto riguarda la Primavera del Genoa, purtroppo siamo stati alluvionati dalla recente, diciamo, calamità naturale a ottobre, e quindi ha dovuto scegliere purtroppo un altro impianto per potersi allenare e giocare. Comunque Cogoleto è sempre un comune all'avanguardia per quanto riguarda le attività sportive, sia per gli impianti sportivi che sono presenti, che sono di ottima qualità, sia per le numerose associazioni sportive. Noi a Cogoleto abbiamo il CFFS a Cogoleto, che è una grossa associazione di volontariato che gestisce un po' tutto lo sport a Cogoleto, tutti gli impianti sportivi, e comprende circa 13 associazioni sportive, dalla ginnastica, l'atletica, la pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, eccetera. Ognuna di queste associazioni svolge la propria attività amatoriale, giovanile e agonistica, e quindi direi che per un comune di 10.000 abitanti è senz'altro un fiore all'occhiello importante lo sport. L'amministrazione comunale tiene molto allo sport, a incentivare le persone affinché tutti possano praticare dello sport a prezzi bassi, e perché riteniamo che lo sport sia importante per la crescita di tutti i giovani del nostro territorio, ma anche per le persone adulte che almeno hanno una possibilità di, appunto, praticare attività motoria sia all'aria aperta sia indoor nei nostri impianti sportivi. Progetti per il 2011, noi continuiamo a collaborare ad esempio con l'UISP per una grossa manifestazione, Beigo a Monti sopra il mare, speriamo di poterla riproporre anche quest'anno. Poi abbiamo tutte le nostre attività sportive tradizionali. Ho letto proprio questa mattina sulla stampa che il progetto della cittadella del Genoa per quanto riguarda gli impianti sportivi in costruzione a Cogoleto sta andando avanti a livello regionale, quindi avremo anche questa grossa possibilità che potrebbe incentivare comunque ancora più giovani a fare attività sportiva a Cogoleto. C'è un solo sito che racconta tutto lo sport ligure ad ogni livello, dai professionisti ai dilettanti per arrivare agli amatori, è liguriasport.com, il portale ufficiale dello sport ligure. Tutte le notizie, gli approfondimenti, le interviste di personaggi dello sport ligure in tempo reale, gli eventi e i risultati dalla A di atletica alla V di vela, passando per le più importanti discipline sportive praticate nella nostra regione. Solo su liguriasport.com trovate l'elenco di tutte le 3.000 società sportive liguri con i riferimenti aggiornati e ancora tutti i dati su federazioni ed enti sportivi, i media, le schede su libri ed eventi sportivi e l'enciclopedia degli sportivi liguri con le schede di tutti i più importanti protagonisti di casa nostra. www.liguriasport.com, il sito leader dello sport in Liguria con più di 500.000 pagine visitate al mese. www.liguriasport.com per sapere tutto sulla tua disciplina sportiva e per conoscere prima degli altri eventi e personaggi che diventeranno grandi. Non le avremmo avute. Sì, copertina sì, quella c'è la grande. Io fuori. Aspetta che. Quando vuoi, sì, fuori. Terzo prezioso volume firmato Banca Carige su un patrimonio di valore inestimabile, questa volta dedicato al patrimonio della numismatica di Banca Carige. Con questo volume, con cui abbiamo omaggiato tela per il Natale 2010, abbiamo chiuso il circuito e il ciclo dedicato alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, che è incominciato 2 anni fa
con i quadri, e se, l'anno scorso è seguito il volume dedicato alle ceramiche e agli arredi, e adesso a questa collezione che è unica al mondo, insieme a quella di Venezia, che ripercorre proprio un ciclo storico preciso in cui queste due città governavano praticamente l'Europa. E sono testimonianza di quel periodo che nessuna delle due città ovviamente ha più eguagliato. Un patrimonio di valore inestimabile, di bellezza straordinaria, è anche e soprattutto uno dei grandi valori di un gruppo che guarda al passato e al suo valore per continuare a crescere. Indubbiamente è una cosa che non sempre traspare, che questo patrimonio artistico è iscritto a bilancio e come tale fa parte dell'asset ed arricchisce contribuisce a rendere solido il patrimonio della banca. Ed è proprio per questo, anche con contributo di questi valori qui, che siamo riusciti a, non con fatica o comunque con oculatezza particolare, a superare questi 3 anni di profonda crisi. Una banca radicata sul territorio, la banca dei genovesi, dei Liguri, una banca che però ha raccolto le sfide di questa epoca e ha investito a livello nazionale, oggi è il 6° gruppo bancario italiano. Indubbiamente noi non ci dimentichiamo la nostra terra d'origine che è la Liguria, tanto è vero che nella nostra ragione sociale orgogliosamente portiamo ancora Cassa di Risparmio di Genova Imperia, però oggettivamente siamo una banca nazionale che va dal nord alle isole e come tale copriamo tutte le regioni, abbiamo ben 2 milioni di clienti dei quali siamo estremamente orgogliosi, oltre 55.000 azionisti che ci hanno seguito in questi 15 anni di quotazione in carci, in questi 2 ultimi anni, in cui oggettivamente essere fedeli e sostenere il processo di crescita della banca vuol dire credere nei valori che la banca esprime. Una banca che nelle altre regioni ha portato quello che è il suo, la sua principale qualità, quella di essere una banca nazionale ma di avere grande attenzione sul territorio, nel locale, quindi essere una banca che ha un rapporto fiduciario importante con il cliente. La ringrazio di questa domanda perché effettivamente tutti adesso parlano recentissimamente di banca del territorio. Beh, noi facciamo la banca tradizionale da oltre 500 anni ed è quello che ci ha permesso di crescere, è quello che le persone e i clienti vogliono. Noi lo abbiamo chiamato con un termine tecnico multilocalismo, cioè la capacità, che non è così semplice, di presentarci in piazze nuove con la forza e la gamma di prodotti di un gruppo di peso nazionale, quindi siamo nelle condizioni di offrire alla clientela tutto quello che vuole, sia famiglia che imprese, ma con l'approccio della cara vecchia Cassa di Risparmio locale, cioè la banca che ti guarda come persona e la banca che ti segue, ti dà delle risposte subito, anche magari negative, ma te le dà subito in un'ottica di relazione e non di transazione. Non è semplice, ma è la nostra forza. Quali sono le sfide del 2011? Sarà un altro anno difficile, ci vuole grande impegno. Su cosa Banca Carige si impegnerà maggiormente? Ma il 2011 sarà un anno ancora estremamente difficile per le banche, soprattutto sul lato della redditività, perché i tassi si manterranno nelle previsioni ancora a livelli estremamente bassi, conseguentemente banche come la nostra, che sono banche di intermediazione tradizionale, con uno spread dei tassi molto basso, avranno da combattere per garantire gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissi, che comunque saranno obiettivi di crescita, di un utile che comunque sarà in linea con le nostre aspettative e soprattutto di sostegno alle piccole. Ci sono margini di, avendo magari per ciascun settore merceologico una visione magari più ampia e una banca che ti sostiene, anche delle opportunità di uscire fuori da questa situazione pesante. Per quanto riguarda le famiglie, di sostenerle nei loro bisogni. Parliamo di sport, l'attenzione al territorio, il sostegno alla crescita dei giovani per Banca Carige è un obiettivo importante che si trasforma nello sport in sostegno alle società e alle tante attività che sul territorio vengono proposte. Indubbiamente una banca come la nostra, che è una banca che ha come le famiglie uno dei target più importanti, i giovani sono
sono fondamentali, perché sono le persone che, come dire, diventeranno nostri clienti nel futuro, saranno le persone sulle quali bisogna investire anche in termini di cultura bancaria, e uno dei modi per sostenere questo processo virtuoso è anche quello. In collaborazione con